Allora, mister Catania, come sta? Non credo male, molto male. Partita che dà stimoli da sola, anche se in settimana ho urlato abbastanza. Beh, mi piace urlare. In tutta la stagione sto cantando non è mai riuscito nell'impresa di fare quattro risultati utili C'è un consecutivi. po' cazzo questo del E cavolo, no? i calciatori si rendono conto che hanno, diciamo, la possibilità di entrare nella piccola storia di questo campionato. Non lo so. Non ne voglio parlare. Se parliamo del Teramo, capolista che ha fatto meno gol del sorprendente nelle ultime 5 partite, ha subito gli stessi gol. Sono i fatti che parlano per loro. Sono i fatti, è la storia che parla per loro. Sarò al primo posto. E quando uno sta al primo posto a 6-7 partite dalla fine, significa che è meritato. Quindi è la storia che parla per loro. Se noi siamo al terzultimo posto, è meritato il terzultimo posto. Anche se siamo una squadra che secondo me sarebbe dovuta stare, ma molto, ma molto, ma molto più in alto. Che è stato il Perché? Quali sono i loro Vabbè, problemi? questo è molto anche per me. Formazione che dovrebbe cambiare poco, c'è l'opportunità di fare il doppio playmaker anche in questa partita. Non lo so, vediamo. Mister Vitale, la prima abbiamo parlato domenica telefonicamente. La prima è andata bene anche come risultato, non dico una prestazione, potrebbe essere una delle opportunità. Non te lo so dire, veramente non te lo so dire, ci devo pensare. L'infermeria Teoricamente sì, teoricamente però si è svuotata, questo è un dato di sì. fatto. Sì. Beh, Innocenti non Il sta benissimo. giorno Forse dopo, non viene. diciamo, meglio della settimana scorsa Ah, come numeri a disposizione. Poi si è sempre detto meglio avere problemi di sì. È abbondanza che chiaro. non. Anche se questa squadra, quando è stata, diciamo, con problemi numerici, ha Trovato trovato sempre la forza. forza interiore per. Vediamo. Mister l'atteggiamento. Mi viene da ridere. Mi viene da ridere. Perché? Pensare questo, fate l'atteggiamento. Io mi auguro che sia come è giusto che sia. Mister Nando Scarpa, ex d'epoca della società, ha detto che i giocatori devono capire di dover andare in campo con i denti da fuori. Erano, diciamo, detto in napoletano, fa tutto un altro effetto. E questa è un po' una delle cause per le quali il Sorrento è al terzultimo posto. Guarda, io adesso non è momento di bilanci e mi auguro che non sia momento di bilanci, cioè, ecco, cioè, voglio dire, quindi l'atteggiamento deve essere quello giusto. Ci fermiamo qua. Col coltello fra i denti, quello è l'atteggiamento. Sì. Mister, parliamo di coltello, però poi io metto il coltello nella piaga e dico, nel corso della partitina del giovedì, al di là che le piace urlare, ha dovuto catechizzare per bene i ragazzi che avevano un po'. Beh, io sono, vabbè, quello poi è anche un'opera di prevenzione. Però diciamo, dopo la Lamezia, Aprilia e Cosenza, in settimana aveva. Cioè, io non voglio, No, mi però auguro di no, sono no, lo so, mi auguro di dati. no, che da Gerice, Lei ha sempre voluto parlare di dati di mi fatto. auguro di no, che da Gerice. Forse le urla Gianni che qualcuno non ha eseguito come dicevo qualcosa. Che questo non si è, forse è finita. No, io di solito, cioè quando urlo mi riferisco sempre un po' Non deve nessuna cosa. all'atteggiamento, non alle cose. Quando urlo molto non è un fatto tecnico. Si capisce che tu li puoi mantenere mentalmente sulla No, corda perché altrimenti. bisogna stare al 100%, bisogna stare al 100% a tutti i costi, questa è la verità. Infatti perché Tra l'altro incontriamo la capolista che è molto forte, una squadra ottimamente organizzata, che ha entusiasmo, che ha forza, quindi che concede poco anche in casa. insomma,
È una partita importante, ci mancherà. Sapendo però contro le squadre che concedono poco, si risveglia dal torpore. Non lo so, vediamo, io sono... Guarda, mi viene... Cioè, non mi viene da parlare, capito? Cioè, non mi viene, cioè, io non ho niente da dire. Perché abbiamo molto da fare. Cioè, non so se mi sono spiegato, ma io che dico? Cioè, che posso dire? Cioè, il mio augurio è che siamo tutti, siamo tutti presenti, tutti concentrati, tutti al 100%. Questo. Mister, potrebbe essere un tormento, tra virgolette, a quattro frecce al centrocampo, nel senso Danna Catania, Danucci e Canotto, o contro un Teramo molto compatto, un'opzione da scartare? No. Ma non è un fatto tattico, io vedo anche chi sta meglio durante la settimana, cioè, non è che io giocherei sempre con 10 attaccanti, ma se non stanno, come dico io, al 100% mentalmente, tecnicamente, cioè, che senso avrebbe? C'è un giocatore che teme di più del Teramo, teme il collettivo che... Loro si sono basati, credo, sul collettivo, e c'è qualche individualità importante, certamente hanno qualche individualità molto importante, ma soprattutto là è lo spirito che hanno, che credo sia stato fondamentale per la funzione del gioco. C'è un pizzico di spirito di rivalsa da parte del gruppo nei confronti della capolista, perché all'andata fu un po' come regalare.